Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti ragazze, ragazzi, insegnanti. È un piacere essere qui con voi oggi. Io sono Valentina Morelli, sono una giornalista scientifica e sono qui con Cristina Scelzo, biotecnologa, responsabile del laboratorio di biologia delle cellule B maligne e modellazione 3D presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno Cristina, benvenuta anche a te, Buongiorno. grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a Siamo... tutti. Grazie. È un nuovo appuntamento con i webinar di Fondazione AIRC per le scuole, uno dei tanti appuntamenti che la Fondazione AIRC ha messo a punto e sviluppato per le scuole di ogni ordine e grado. Chiedo a Cristina se può mostrarci la seconda slide che ricapitola un pochino tutti i vari appuntamenti. Li potete comunque trovare su scuola.airc.it, dove c'è anche un calendario in modo che possiate essere aggiornati su tutto quello che succederà. Appunto, e che Fondazione AIRC ha messo in campo per le scuole. Per essere sempre aggiornati sulle attività del progetto, ci si può iscrivere alla newsletter e appunto qui vedete le varie possibilità di partecipazione, incontri con ricercatori, workshop, videogiochi, kit didattici e appunto i webinar che sono una modalità, una delle nostre modalità per entrare in contatto con i ricercatori AIRC. Oggi appunto siamo con Cristina Scelzo e stiamo per parlare di un argomento bellissimo. Sono di parte, lo dico, però credo che sia veramente un argomento molto molto affascinante e spero che affascini voi quanto ha affascinato me, che è il ruolo del microambiente tumorale, e scopriremo esattamente di che cosa si tratta nello sviluppo e nella diffusione del cancro. Credo che sia un argomento bellissimo perché ha a che fare con la complessità, con le relazioni, con le interazioni, quindi c'è veramente tanto da scoprire. Prima di cominciare, di entrare nel vivo di questa chiacchierata con Cristina, chiedo a voi partecipanti se intanto avete voglia di raccontarci usando lo strumento chat, così insomma, ci impratichiamo con questo strumento, se avete voglia di raccontarci da dove ci state seguendo, sia geograficamente sia magari come tipo di scuola, così ci facciamo un'idea del pubblico al quale ci stiamo rivolgendo. Tra l'altro, vi ricordo che lo strumento chat lo potete utilizzare in qualunque momento di questa chiacchierata con Cristina Scelzo per porre domande. Quindi il mio invito è quello ad approfittarne, perché appunto vedrete, faremo una presentazione, ma Cristina è assolutamente a disposizione per una modalità anche un po' più interattiva. Quindi se ci sono, scusatemi, domande, curiosità, appunto lei è a disposizione. Direi che possiamo cominciare. Intanto aspetto se appunto qualcuno vuole farci sapere da dove ci sta seguendo. Cristina, tra l'altro so che sei insomma fresca di vaccinazione, terza dose di vaccino anti-Covid. Tutto bene? Perché a volte c'è qualche effetto collaterale, invece ci Tutto siamo. bene, tutto bene, tutto Ottimo. benissimo. Infatti avevo preso anche un po' per tempo perché temevo magari di avere qualche lineata di febbre, invece tutto benissimo. Ottimo, Molto bene. contenta di averla fatta. Grazie anche per aver fatto la tua parte come così, difesa anche della salute pubblica, no? Perché la vaccinazione serve ai singoli, ma serve un po' a tutti noi. Allora, dicevamo, microambiente tumorale, il titolo dell'appuntamento di oggi è Il cancro non è un'isola. Intanto qualcuno ci scrive, liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo. Grazie Bruna. Prima di capire esattamente che cos'è questo microambiente, che relazione c'è tra un tumore e l'ambiente appunto che lo circonda, magari facciamo un passo indietro e raccontiamo quali sono le tappe fondamentali che portano alla nascita e allo sviluppo di un tumore. Questa parola tumorigenesi, di che cosa si tratta? Certo, sì, grazie. Penso che sia veramente molto importante intanto capire, contestualizzare un po' di che cosa stiamo parlando, quindi che cos'è la tumorigenesi. La tumorigenesi è appunto un processo multi-step, composto da diverse fasi che riflettono un po' delle alterazioni genetiche a carico delle cellule che guidano una progressiva trasformazione di quelle che prima erano delle cellule normali verso poi delle cellule maligne.
E quello che accade è che appunto queste cellule presentano poi delle alterazioni a livello di circuiti che normalmente regolano quelle che sono la proliferazione cellulare, cioè il rapido moltiplicarsi di cellule che avviene costantemente all'interno del nostro corpo, e anche l'omeostasi, cioè l'omeostasi, in realtà, dipende un po' questo studio in entrambi i modi, che è l'attitudine intrinseca degli organismi viventi di conservare poi quelle che sono le proprie caratteristiche, che anche se al variare le condizioni, cioè anche se intorno a noi le condizioni variano, ormai le cellule dovrebbero essere sempre in grado di mantenere quelle che sono le proprie caratteristiche e non modificarsi. Nel corso degli anni, quello che è accaduto è che sono state identificate almeno 100 tipologie diverse di cancro e, che possono essere a carico di diversi organi e possono essere anche presenti come tanti e diversi sottotipi tumorali. Perché dico questo? Perché in realtà non è che è un argomento così semplice, non si può parlare di un tot di tumori e un tot di fenotipi, comunque un tot di manifestazioni. È un meccanismo veramente molto molto complesso e anche appunto multifattoriale, come abbiamo detto. Quello che è Certo, accaduto, sì. no, infatti si dice che il cancro non è una malattia, no, alla fine, ma è un insieme, e ce l'hai raccontato molto, molto variegato di malattie differenti, che però hanno degli aspetti in comune, appunto. Sì, Quali sono un hanno po' degli questi aspetti in fattori? comune. Hanno degli aspetti in comune che sono poi appunto quelli che sono dei meccanismi genetici e molecolari che sono in generale alla base dello sviluppo di tutti i tumori e quindi i ricercatori nel corso degli anni si sono chiesto, ok, cerchiamo intanto di individuare cosa c'è alla base, che cosa hanno in comune nonostante tutta questa variabilità. E quindi la domanda è quanti circuiti regolatori diversi devono essere alterati affinché una cellula poi diventi tumorale. E molti ricercatori se lo sono chiesti, ma in particolare Annan e Weinberg hanno fatto un po' storia in questo senso. Infatti all'inizio di questo secolo, quindi oramai 20 anni fa, hanno proposto quelle che secondo loro, e poi si è dimostrato essere vero, sono le sei alterazioni essenziali definite come hallmarks della fisiologia di una cellula che contribuiscono poi tutte insieme a rendere una cellula maligna. E tra queste quindi abbiamo appunto l'autosufficienza della proliferazione, quindi nel meccanismo, come dicevamo prima, di continua divisione, aumentare il numero di cellule, e che poi si associa a una mancata apoptosi, cioè l'apoptosi è la morte cellulare indotta, quindi queste cellule non sono più in grado di morire quando devono farlo. Quindi le cellule normalmente nel nostro corpo proliferano, ma se fanno qualche errore si autoeliminano o vengono eliminate. Questo meccanismo non c'è più, questo meccanismo di controllo sparisce. Quindi una insensibilità anche ai segnali esterni, un'aumentata angiogenesi. Cos'è l'angiogenesi? È la presenza di basi che portano quindi dei nutrienti e tutto l'apporto alle cellule, quindi avendo più l'angiogenesi, il tumore è sempre più ricco di nutrienti, ricco di fattori che gli permettono quindi di avere un potenziale appunto replicativo illimitato. Infine, ma molto importante, la capacità di invadere i tessuti e quindi fare metastasi, perché normalmente appunto le cellule stanno in specifici organi, non c'è nessun motivo perché vadano da un'altra parte, e invece in questo caso loro possono spostarsi anche da un organo all'altro e colonizzarne degli altri. Sì, ti interrompo un secondo perché Maria Rosaria ci chiede se possiamo far rivedere la slide precedente, quindi quella che racconta un attimo appunto il significato di tumorigenesi. Non so se aveva qualcosa in particolare da chiedere su questa slide, può naturalmente farlo attraverso la chat. Appunto, ricordiamo questi concetti fondamentali, processo multistep che comporta l'alterazione di questi circuiti di regolazione che riguardano da un lato la proliferazione, la moltiplicazione delle cellule, dall'altro l'omeostasi, quindi l'equilibrio, diciamo, che le cellule mantengono delle proprie caratteristiche al variare dell'ambiente esterno. Ecco, ringrazia, quindi penso che basti così. Intanto diceva che per lei il termine era nuovo, quindi voleva approfondirlo, giustamente. Benissimo, assolutamente. Intanto proseguo per dire che abbiamo iscritti anche ci stanno seguendo dall'Istituto da Fabiani di Trieste e dal Liceo Scientifico di Anagni. Tornando alla nostra presentazione, quindi hai ricordato sei alterazioni essenziali che appunto questi due studiosi pr nei primi anni 2000, nel 2000 proprio vedo il riferimento
bibliografico hanno proposto come meccanismi che, pur nella varietà di alterazioni che riguardano i vari tipi di tumori, sono un po' comuni a tutti i tumori. Ce ne sono altri? Sì, ovviamente la ricerca è andata avanti, l'argomento è diventato sempre più interessante e 10 anni dopo si sono resi conto che forse qualcosina mancava all'appello, quindi hanno ripreso in mano quelli che secondo loro erano gli hallmarks e ne hanno aggiunti almeno due. E in realtà adesso nel corso degli anni penso che ci siano anche degli altri da aggiungere, ma si è capito che chiaramente ci sono altri meccanismi coinvolti nella patogenesi, quindi lo sviluppo dei tumori e soprattutto, molto importante, la riprogrammazione del metabolismo cellulare. Cioè, proprio come noi, come esseri umani, anche la singola cellula ha un suo metabolismo e anche questo comunque è finemente regolato, perché niente è lasciato al caso, ogni singola cellula è finemente regolata. Le cellule tumorali hanno un metabolismo loro proprio che è differente da quello delle cellule normali, che è molto importante ed è finemente studiato. E un'altra cosa fondamentale, ed oggi questo sicuramente è l'approccio, è il meccanismo che è più studiato perché è più complesso, l'evasione dalla risposta immunitaria. Cioè il nostro sistema immunitario, in teoria, dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eliminare un tumore, perché anche se è una cellula propria, però è diversa da tutte le altre. Mentre invece questo non accade, e vedremo dopo perché si pensa che questo non accada. Certo, quindi dopo aver fatto questa panoramica sui meccanismi che guidano la formazione del tumore, torniamo alla domanda fondamentale. Basta una cellula per dare origine a tutto ciò? No, non basta Abbiamo assolutamente un po' perché il spoilerato la cancro, risposta con il titolo, però è così. non è un'isola, assolutamente, quindi ha ovviamente tutto un contesto che va preso in considerazione, che fino a qualche anno fa non veniva fatto, ma adesso è chiaro che invece è importante. Quindi ha qualcosa da chiedersi, intanto, ok, questa cellula come fa a crescere inosservata appunto all'interno del nostro corpo? Anche perché poi i tumori sono dei veri e propri nuovi organi, costituiti da diversi tipi di cellule, diversi componenti che non hanno niente a che fare con quello che è il tessuto, l'organo normalmente. E quindi quello che succede è che il nuovo organo, cioè il tumore, compete con quello che è l'ambiente normale dell'organo, proprio e fa un continuo cercare di superare quello che è le pressioni antitumorali che l'ambiente esercita per crescere sempre di più. E quindi che cosa accade? Che prima che la battaglia sia vinta, in realtà ci passa del tempo, anche parecchio tempo alle volte, quindi il tumore, il cancro resta occulto all'interno del nostro corpo viene tenuto lì. E passa quindi in qualche maniera inosservato dagli occhi vigili, dai nostri, diciamo, poliziotti del nostro corpo, che abbiamo imparato tutti bene anche in questo periodo storico a conoscere, che è il sistema immunitario. E questo lo fa proprio perché vi ha un ruolo appunto centrale del microambiente, di cui appunto fanno parte anche questi poliziotti e tante altre componenti. E Certo. quindi qua la domanda poi è appunto che cos'è questo microambiente, quindi il microambiente tumorale è appunto tutto l'ambiente che sta al di fuori delle cellule tumorali e che si sviluppa attorno al tumore ed è chiaramente molto importante ed ha un ruolo fondamentale già nelle prime fasi dello sviluppo del tumore. Quindi anche qua, già dall'inizio, il tumore non è una singola cellula che fa tutto, perché il microambiente è importante fin da subito. Ne regola contro la sua volontà la crescita, la sua differenziazione, l'invasività, come dicevamo prima, la metastatizzazione, l'angiogenesi, quindi l'apporto di nutrienti al tumore e anche poi la risposta ai farmaci, perché ovviamente anche nel momento in cui si va a trattare un tumore, il microambiente ha un ruolo fondamentale nella risposta o la non risposta. È anche un potenziale biomarcatore diagnostico, prognostico e predittivo in tantissimi tumori e quindi è diventato nel corso degli anni, ed oggi sempre di più, anche un target di stesso terapeutico. Però appunto, come vi accennavo, il microambiente è veramente molto molto complesso, molto di più del tumore stesso. Per questo però lo rende Certo. anche molto molto interessante dal punto di vista del ricercatore. Ecco. Ecco, molto interessante per il ricercatore, molto complesso, effettivamente anche, come dire, sorprendente come comunque in pochi anni si sia arrivati ad avere, un quadro,
non definitivo, ma comunque molto preciso per certi aspetti, appunto di tutta la complessità che ruota attorno al concetto di tumore e di cellula tumorale, no? Se fino a qualche decennio fa, appunto, concentravamo la nostra attenzione sulle singole mutazioni genetiche, sulla singola cellula, oggi sappiamo che c'è molto di più da considerare e appunto questa relazione con il microambiente. Ma da che cosa è fatto questo microambiente? Chi lo compone? Sì, questo appunto per quello che sappiamo ad oggi, perché poi vi dà sempre più presente appunto che questo è lo stato dell'arte, sappiamo che il microambiente è composto da diversi tipi cellulari, che io qua ho proprio veramente semplificato all'ennesima potenza, quindi abbiamo delle macro popolazioni, perché in realtà come dicevo è molto complesso, però sicuramente nel microambiente tumorale abbiamo le cellule tumorali. Ovviamente abbiamo quelli che sono i fibroblasti o cellule stromali, che sono poi le cellule di supporto, quindi tutto quello che ci sta intorno, che può essere il tessuto che compone ad esempio l'organo. Queste cellule endoteliali, che sono le cellule che formano appunto i vasi, che sono quelli poi che determinano l'angiogenesi, quindi l'apporto di nutrienti e fattori importanti per la crescita, le cellule del sistema immunitario, quindi appunto i poliziotti del nostro corpo. E la matrice extracellulare. La matrice extracellulare è quella che poi dà tutta la struttura al sistema e viene formata dalle cellule che, mentre crescono, secernono dei fattori che fanno sì che si vanno a creare quello che poi è un po' il loro suolo su cui crescere, perché inizialmente questo suolo non c'è e loro pian piano lo compongono. Certo. E come lo compongono? Poi, cioè, alla fine com'è composto? Abbiamo detto che è un organo praticamente, un nuovo tessuto, un nuovo organo. Come avviene questa formazione di questo nuovo organo? Questa è la parte più interessante, secondo me, ancora poco nota proprio per la difficoltà di studiarla, se ci pensate. Questa si compone proprio attraverso la comunicazione continua tra le cellule tumorali e il microambiente, quindi in generale anche delle cellule normali, quindi quello che fanno le cellule è prima comunicare tra di loro in diversi modi, quindi ad esempio attraverso un contatto diretto, attraverso esprimono magari dei recettori sulla loro superficie che permettono di riconoscere altre cellule vicine, si riconoscono tra di loro e quindi comunicano, e in tanti altri modi, secernendo magari dei fattori che alcune cellule solo riescono a riconoscere, e ci sono secondo me qua tanti altri modi che ancora non conosciamo o che non siamo ancora riusciti a studiare. Queste cellule tra di loro comunicano e vanno a formare poi quello che è un vero e proprio tessuto, prima, e un organo poi. Certo. E come dire, la comunicazione come avviene? Cosa succede esattamente all'interno di questo nuovo tessuto, no? Di questo appunto, di questo nuovo organo che si forma e che è caratterizzato dalla relazione tra il tumore e il suo microambiente. Anche questo è un processo appunto multi-step e per quello che sappiamo è che il microambiente appunto si sviluppa insieme al tumore. E quello che succede è che quindi durante la progressione della malattia, che poi è il risultato appunto di questa comunicazione continua, c'è un momento in cui il microambiente riesce, che siamo in questa fase qua di eliminazione a sinistra della slide, riesce a tenere sotto controllo il tumore, quindi man mano che lui cresce anche lo elimina e quindi lui resta lì in quella fase che abbiamo definito prima come occulta. Però poi arriva un momento in cui il tumore riesce a scappare, quindi raggiunge quella soglia critica per cui il microambiente non è più in grado di tenerlo sotto controllo e lui inizia a crescere. E non solo, addirittura, non solo non lo tiene sotto controllo, ma quasi lo facilita, lo alimenta. In qualche maniera. Quindi esatto, è doppio il ruolo, diciamo, del microambiente nei confronti del tumore, come se non bastasse la complessità di tutti questi elementi che interagiscono, comunicano, eccetera, c'è anche un livello di complessità ulteriore dato dal fatto che c'è un doppio ruolo in qualche modo. C'è un doppio ruolo che è veramente difficile da definire anche il momento in cui questo accade. Perché questo accade quindi in vivo, nell'essere umano, molto complesso capire quando è il momento in cui c'è lo switch, quando è che il microambiente diventa da essere quello che ci aiuta a quello che addirittura ci rema contro. E questo ancora in realtà va capito, ma quello che però abbiamo capito, come potete vedere per esempio in questa figura, parlando anche solo che di sistema immunitario in un tumore, qua potete vedere che ci sono tantissimi tipi cellulari diversi, perché il nostro sistema immunitario è tanto, tanto complesso, formato da tanti tipi cellulari, ognuno ha il suo compito specifico.
specifico. E quindi quello che succede è che alcune di queste cellule, quindi il sistema immunitario, no? I vigili, hanno un ruolo immunostimolatorio. Immunostimolatorio vuol dire che stimolano il sistema immunitario a, in questo caso, stoppare, cioè a promuovere addirittura la crescita del tumore. Cioè, senza volere, il sistema immunitario a un certo punto inizia a produrre fattori, a fare cose che fa sì che il tumore cresca. Dall'altro lato, invece, ha un ruolo immunosuppressivo, quindi ci sono cellule che continuano a produrre fattori che sopprimono la crescita del tumore. Si arriva a un momento in cui questa bilancia è totalmente sfalsata, quindi il sistema immunitario sarà soltanto in piccolissima parte in grado di immunosopprimere, ma ci restano sempre delle cellule che sono ancora in grado di farlo. Dall'altra parte invece abbiamo tantissime cellule che in qualche maniera involontariamente sono state addestrate dal tumore al suo servizio a fare quello che vuole lui, quindi addirittura a promuoverlo. E gli approcci di immunoterapia, che è una delle strategie terapeutiche più considerate più d'avanguardia, più promettenti, sicuramente ha già dato risultati importanti in alcuni tumori come il melanoma, ma lo sta dando anche in altri tumori, è appunto quello, no? Di dare una mano, di cercare il modo di attivare, di spegnere le risposte stimolatorie e riaccendere il più possibile quelle soppressive. Non è facile neanche questo, cioè ci sono stati risultati veramente positivi di questo approccio terapeutico. In altri casi c'è ancora un po' da lavorare, però diciamo che lo abbiamo sempre saputo che il sistema immunitario può essere un nostro alleato nella lotta contro i tumori e stiamo lavorando perché insomma questa alleanza possa funzionare sempre meglio con queste terapie, giusto? È giustissimo, lo vedremo anche meglio dopo, però penso che da questa slide si capisca anche una cosa, che secondo me è molto importante anche al giorno di oggi con quello che stiamo vivendo con la pandemia, ed è verissimo per quello che dici tu, che sicuramente stiamo andando nella strada giusta, però ci sono delle cose, dei meccanismi che stanno alla base, che poi alla fine è definita, noi facciamo una ricerca che si dice traslazionale, quindi noi facciamo delle ricerche che sono subito applicate ai tumori, però c'è tutta una parte di ricerca che si definisce più di base, proprio di capire il nostro sistema immunitario, perché già in condizioni normali tante cose non le sappiamo. Anche adesso, per esempio, col Covid, tanti dicono ma è sierologico, gli anticorpi, non gli anticorpi, cioè, è tutto molto più complesso. Quindi secondo me quello che manca ancora un po' in questa fase forse è ancora andare meglio sulla conoscenza di quelle che sono le situazioni normali, prima ancora di focalizzarci su quelle che sono le situazioni, diciamo, non normali. Certo, anche perché capire esattamente i meccanismi è quello che permette poi di trovare delle strategie che possano agire quando i meccanismi non funzionano. Se non so esattamente come funziona il meccanismo di base, poi non riesco a sviluppare delle strategie che siano mirate su quel meccanismo. Ecco, ma questo microambiente è qualcosa su cui noi possiamo agire in qualche modo, cioè, come dire, il tumore si sviluppa, no? Come dire, entrando in relazione con l'ambiente che lo circonda, abbiamo visto, con meccanismi e modalità molto complesse. Poi sentiamo d'altra parte sempre parlare di prevenzione, giustamente, no? Quindi c'è un rapporto tra le due cose? Assolutamente sì, perché adesso io vi ho parlato di quello che è il microambiente dal punto di vista molecolare e cellulare, però possiamo pensare che noi siamo tutto un grande microambiente comunque che ospita in qualche modo magari suo malgrado dei, appunto dei tumori, comunque qualcosa che possa in qualsiasi momento quindi partire, diciamo. E si è visto soprattutto negli ultimi anni, questo è chiaro, questo è veramente recente, io direi degli ultimi 10 anni, perché prima proprio non si poteva sentire parlare, come dei fattori della vita di tutti i giorni possono influenzare il microambiente. Quindi, ad esempio, l'obesità modifica chiaramente il microambiente, generando uno stato infiammatorio persistente che quindi altera le cellule e quindi favorisce l'insorgenza del tumore. E dall'altro lato, per esempio, invece negli ultimi anni si è visto che, per esempio, l'esercizio fisico può anche lui stesso modificare il microambiente rispetto ad avere, per esempio, un'attività, una vita sedentaria, in questo caso invece per sconfiggere il tumore. E questo è stato proprio dimostrato in entrambi i casi a livello proprio sperimentale, in laboratorio molecolare, cioè sono visto che cellule noi li chiamiamo pathway, cioè attivazione di geni e proteine all'interno delle cellule, cambiano in base ai nostri comportamenti. E quindi è evidente come i due aspetti della stessa medaglia, l'obesità da un lato e l'attività fisica dall'altro, possono veramente avere un impatto opposto
sul microambiente, quindi in un caso favorendo il tumore, dall'altro aiutandoci a sconfiggerlo o meglio ancora a prevenirlo. E l'alimentazione anche può avere un ruolo? Certo, indirettamente va da sé anche col discorso obesità, però anche senza essere obesi, perché non per forza bisogna, mangiando male, si è obesi, si sa, ormai è chiarissimo che la cattiva alimentazione modifica il microambiente, ma lo modifica proprio, favorendo anche in questo caso l'insorgenza del tumore. Mentre dall'altro lato, si è visto che, anzi, se uno ha una corretta alimentazione, può di nuovo modificare il microambiente e sconfiggere il tumore, o comunque, se non sconfiggere, diciamo, prevenirlo, o anche per esempio nei pazienti adesso che sono sotto chemioterapia si usa molto, soprattutto negli Stati Uniti, ma penso che sarà una cosa che comunque sta nascendo anche qua, una dieta apposita e anche un'attività fisica apposita, perché questo aiuta anche proprio i pazienti a rispondere meglio alle terapie. Tutta questa cosa qua dell'alimentazione, di nuovo, sono studi fatti proprio in laboratorio, quindi dimostrazioni a livello molecolare sulle cellule che le carni rosse o comunque quello che viene definito come junk food ha un effetto pro-tumorale, mentre invece una dieta sana, ricca di frutta, verdura, questo tipo di alimenti invece ha un effetto proprio antitumorale. Per esempio, i broccoli, è stato proprio dimostrato che hanno un effetto antitumorale. E quindi questi sono esempi, secondo me, da tenere presente per quello che possiamo fare nella vita di tutti i giorni. A parte le classiche cose che sappiamo, è fumare, comunque sono forse quelle già più sentite note, sull'alimentazione forse c'è ancora uno step da fare. Allora, sull'alimentazione è un punto importante, perché qua nella slide che mostri si vede chiaramente questa biforcazione netta, no? Cioè da una parte solo junk food, dall'altra parte solo broccoli, cavoli, verze e cose del genere, asparagi, mele verdi. Chiaramente, come dire, più si va sulla strada alla mia destra, insomma, sulla strada verde, meglio è. Però, insomma, è chiaro che bisogna anche fare i conti, soprattutto in una fascia d'età come quella rispetto alla quale ci rivolgiamo, che giustamente, insomma, c'è voglia di andare a mangiare la pizza, di andare, insomma, una sera al Pensava fast food. bene. Cioè, non è la singola occasione che crea un danno irreparabile, no? Questo, deve essere chiaro. Però deve essere altrettanto chiaro che cercare di mantenersi il più possibile lungo quella strada e far sì che appunto, i prodotti golosissimi che ci sono sull'altra strada siano delle eccezioni, è importante ed è importante dal prima possibile, cioè non è una cosa da cominciare a fare a 50 anni perché così ci proteggiamo. Prima si Non è mai comincia, tardi, eh? Non è mai tardi, sempre bene. Io dico non è sempre mai ai miei tardi. genitori, non è mai tardi. Assolutamente, assolutamente. Allo stesso modo, non è mai presto, insomma, Non non è è mai mai troppo presto, presto per assolutamente. cominciare. Molto interessante anche quello che dicevi sul fatto che le osservazioni diciamo, della bontà di questi comportamenti rispetto alla prevenzione del tumore nascono non solo da studi epidemiologici, no? Gli studi sulla popolazione, l'osservazione sulla popolazione generale. E dico questa cosa perché abbiamo fatto settimana scorsa un webinar proprio con un epidemiologo che ci ha raccontato un pochino anche questi meccanismi, quindi se lo volete recuperare lo trovate sulla pagina webinar.scuola.airc oppure scusate, webinarscuola.airc.it oppure sul nostro canale YouTube. Quindi c'è sicuramente quell'aspetto di osservazione, ma ci sono anche gli studi in laboratorio, quindi proprio a livello molecolare si vede l'effetto che determinati comportamenti hanno sulle caratteristiche delle cellule e del microambiente in cui si trovano. Tra l'altro, in questa slide in cui mo si mostrano appunto un po' di effetti, vedo anche la parola microbiota, che è un altro grande come dire, protagonista sulla scena della ricerca degli ultimi anni, no? Quindi l'insieme dei microrganismi che vivono nel e sul nostro organismo, in questo caso immagino che si faccia riferimento soprattutto a quelli intestinali. Quindi c'è un livello di complessità in più. Il microbiota, scusa, una domanda, una curiosità che mi è venuta vedendo questa cosa. Si sa se il microbiota in qualche modo interagisce anche col microambiente tumorale?
Questo è veramente un tema che dovessi cambiare adesso field, probabilmente mi butterei sul microbiota, perché trovo che sia veramente interessante, credo che ci darà delle grandissime sorprese, non soltanto per il discorso dei tumori, ma anche per varie intolleranze, allergie. Si dice che il nostro sistema immunitario risieda anche oltre che negli organi linfoidi, quindi deputati, diciamo, sia allo sviluppo del sistema immunitario che anche a ospitare le varie reazioni che lui ha per esempio trovare, crescere e quindi proteggerci, si pensa che risieda in parecchia parte anche proprio nell'intestino e quindi dove si trova il microbiota, appunto. Ci sono sicuramente adesso oramai studi evidenti in cui si vede che il nostro sistema immunitario può essere diverso, proprio a carico del microbiota, e si vede come si può modificare, modificando il microbiota, quindi l'alimentazione, modificare anche il sistema immunitario. Quindi anche qua c'è una comunicazione diretta e io sono sicurissima che su questo, nel giro di qualche anno, perché ormai tantissimi studi stanno in corso, verranno fuori sorprese importanti. Credo che tante persone risolveranno parecchi dei loro problemi in termini proprio di vita di tutti i giorni, fastidi. Quelli che una volta comunque erano i classici problemi psicosomatici, no? Tutto è stress, sicuramente lo stress è una componente, però alle volte forse è un po' più profondo, ci sono altre cose e credo che il microbiota ci darà delle sorprese da questo punto di vista. Quindi ragazzi, state concentrati, diciamo, su questo tema, potrebbe anche essere così un'indicazione di orientamento, no? Quindi se qualcuno volesse occuparsi di scienza, di biologia, di biotecnologie, di medicina in futuro, nella propria carriera di studi, magari tenere un occhio anche su questo ambito. Allora hai detto, se dovessi cambiare field, mi occuperai di questo, ma tu hai un field molto preciso, l'abbiamo detto, presentandoti, un po' velocemente. Però adesso torniamo sul tuo laboratorio, no? Che è il laboratorio di biologia delle cellule B maligne e modellazione 3D. Allora adesso vediamo questi due aspetti, biologia delle cellule B maligne, perché finora noi abbiamo parlato in generale di tumorigenesi, di microambiente tumorale, però tu lavori su un tipo di tumore in particolare. Sì, Di cosa si tratta? io mi occupo di studiare la leucemia linfatica cronica, che è in realtà una neoplasia, un tumore del sangue, più una neoplasia ematologica, che consiste appunto nell'accumulo di linfociti, quindi appunto i nostri poliziotti, il nostro sistema immunitario, nel midollo osseo e negli organi linfatici, quindi nei linfonodi e nella milza, appunto gli organi deputati a far sì che queste cellule facciano più dopo il loro mestiere. Il motivo per cui questa malattia, questo tumore mi ha portato poi sul microambiente è proprio perché è una leucemia un po', diciamo, a metà strada tra una leucemia e un tumore solido, quindi un linfoma, perché non si trova soltanto appunto nel sangue, come per tutte le leucemie, ma questa in particolare, soltanto nel sangue, pur essendo un tumore del sangue, ma si trova proprio anche e soprattutto nei tessuti. Ed è poi dopo lì, in realtà, come vedremo tra poco, che diciamo fa le sue attività nel male, in questo caso non nel bene. Però appunto i linfociti, come dicevamo, sono le cellule poi del sistema immunitario, alcune delle cellule del sistema immunitario, però queste in particolare sorvegliano l'organismo e si attivano proprio in risposta a microrganismi, virus, batteri e quant'altro, e anche alle cellule tumorali, ovviamente. Perché questo? Perché comunque, appunto, come dicevo, in teoria un linfocita dovrebbe essere in grado di riconoscere anche una cellula tumorale. E qua appunto dice, ma se è lui stesso ad essere un tumore e quindi qua aumenta appunto la complessità. E in generale diciamo che sono diverse popolazioni, come dicevo, ognuno ha un ruolo specifico, è impossibile entrare nel dettaglio, però diciamo che alla base si possono distinguere i linfociti B e T in base poi alla risposta che questi ultimi possono poi dopo attivare in base a diversi stimoli, antigeni o patogeni a cui che vanno ad incontrare. E solitamente però nella leucemia linfatica cronica, nel 99% dei casi, si tratta di linfociti B. I linfociti B sono anche quelli che una volta che maturano e incontrano un patogeno, sono quelli che poi vanno a produrre gli anticorpi, quindi diventeranno dei B che si trasformano in un altro tipo di cellula che si chiama plasmacellula, dove tutta una serie di processi super intricati vanno poi, arrivano a produrre i famosi anticorpi. Però non fanno solo questo. Però quello che accade nella leucemia linfatica cronica è che questi linfociti B subiscono una trasformazione in mente maligna
E moltiplicano, si moltiplicano sempre, si proliferano in maniera incontrollata, come abbiamo visto prima, il processo di tumorigenesi, dando luogo a tantissime cellule tutto uguali tra di loro, che non sono più in grado di rispondere ai normali stimoli, ma diventano immortali e si accumulano quindi in tutti gli organi linfoidi. E quello che è particolarmente appunto interessante è proprio questo discorso qua del microambiente, la leucemia linfatica cronica, appunto, perché le cellule di leucemia linfatica cronica accumulano nei linfonodi, nel sangue, nel midollo osseo, ed è proprio qui, in questi centri che vengono definiti come centri proliferativi, cioè i centri dove loro entrano in contatto col microambiente, quello che di solito è il loro microambiente normale, che li aiuta a svolgere le loro funzioni, per esempio nel linfonodo, che è un organo molto complesso, avviene proprio l'incontro con una parte del patogeno, in questo caso per esempio una parte del virus che viene quindi mostrato alle cellule per dire guarda che qua c'è qualcuno che non ci dovrebbe stare, attiviamo il sistema immunitario in questo senso. Quindi questo che dovrebbe essere l'organo che fa queste cose a questo punto non è più in grado di farlo. Quindi spesso questi pazienti non hanno più un sistema immunitario che funziona neanche contro i normali patogeni. Infatti uno dei motivi per cui bisogna vaccinarsi è anche proprio per proteggere tutti i malati di tumore, soprattutto i malati di tumori ematologici che non hanno un sistema immunitario che funziona, quindi poi anche i vaccini spesso su di loro non hanno un effetto sufficiente di copertura. Quindi questo organo non è più in grado. Quindi questa cellula, vediamo qua a destra al centro di leucemia linfatica cronica in azzurro, interagisce con tutte le altre cellule del sistema del microambiente intorno e interagisce costantemente nello stesso modo che abbiamo visto prima. Quindi prendendo dal microambiente degli stimoli a proliferare in maniera incondizionata e non più a fare che quello che dovrebbe essere il suo dovere. Non è più in grado di farlo. Io quando sento i ricercatori raccontare questi meccanismi, penso sempre alla complessità astronomica, no? Cioè, credo che guardare, cercare di guardare il sistema immunitario con la molteplicità non solo dei suoi tipi cellulari, ma dei suoi sottotipi cellulari e poi appunto tutte le interazioni, tutte le molecole, qua ne vediamo qualcuna che fanno parte di questo sistema e delle sue interazioni insomma, le altre cellule mi fa pensare alla Via Lattea, no? Quando si guarda in una notte buia e si vede tutta questa miriade di elementi meravigliosi, ma appunto anche molto complessi. Quindi ho una grande ammirazione anche per voi ricercatori che vi dedicate a chiarire, insomma, un pezzettino alla volta tutta questa complessità. Ecco, ma come si fa a studiarla? E qui veniamo alla seconda parte, no? Anche del tuo laboratorio. Le cellule B maligne ce lo hai spiegato. La modellazione 3D, di cosa parliamo? Quindi, appunto, come studiamo questo microambiente? Sì, non so se c'è caso, c'è qualcosa su cui vogliamo prima che vada avanti, ho visto forse se c'è qualcosa su cui qualche slide che voglio essere rivista o qualche argomento su cui Allora, ci vogliamo soffermare sul discorso microambiente e leucemia. se ci sono Forse. domande, ci sta dicendo Cristina, fatele su questa No, più che parte. altro se è chiaro il discorso appunto qua, veramente, perché forse siamo andati poi veloci su questa parte, visto che ora cambiamo un po' argomento. Non ci No, sono per ora ok, domande, ma in ogni perfetto, ok, caso lo benissimo. possono, insomma, chi ci sta seguendo può comunque, come dire, continuare a pensarci, a farle alla fine o eventualmente anche in un secondo momento, perché ci rendiamo conto che è abbastanza, anche qui Complesso. complesso, insomma, riuscire. Ecco, forse c'è, vicino a ogni cellula ci sono codici che non riusciamo a interpretare. Credo che Ok, siano nomi di esatto. Esatto, molecole, giusto? infatti questo infatti, effettivamente per quello che temevo, che immaginavo probabilmente che sarebbe stato un po' complesso. Questo era più che altro per darvi un po' l'idea della complessità, perché ogni tipo cellulare chiaramente ha il suo nome e se c'erano diversi tipi di molecole hanno tantissimi recettori diversi sulla loro superficie. Adesso questa è un'immagine che io ho preso da una nostra pubblicazione, ovviamente è complessa e anzi, in realtà è molto meno complessa di quella che è la realtà. Quello che comunque trovate, i nomi che vedete, sono semplicemente i nomi delle singole cellule, per esempio cellule T, macrofagi, ogni cellula ha un suo nome, e quelle che trovate intorno sono le molecole che secernono. È chiaro che a voi questo non dice niente e non deve dire niente in questa fase del vostro percorso di studi, però sappiate che se in futuro uno si addentra in queste cose, ovviamente poi
beh, cioè, ovviamente appunto, uno non può fare tutto per dire quanto è complesso, quindi uno dovrà scegliere poi degli argomenti su cui focalizzarsi, perché anche su una singola cellula uno potrebbe tranquillamente studiarci tutta la vita, ecco. Annalisa invece ci chiede se possiamo giustamente ripetere che cos'è il microambiente. Quindi rifacciamo un attimo il punto prima di andare a vedere come lo studiamo. Torno indietro su questo. Come preferisci, o con la slide o. Sì, torniamo magari indietro qua, che era forse la parte più. Ok, quindi quello che avevamo detto proprio a questo livello, spiegando il microambiente, in particolare il microambiente tumorale, però in realtà non è soltanto tumorale, cioè il microambiente è l'insieme appunto di tanti tipi diversi di cellule che vanno a comporre prima i tessuti e poi un organo. Nel caso del microambiente tumorale, invece, è quando questo insieme di cellule non svolge più la sua attività normale, ma svolge un'attività differente perché comunque il tumore l'ha modificato. E quindi nel caso del tumore si parla di microambiente tumorale, che è l'ambiente che sta tutto intorno alle cellule tumorali, l'ambiente attorno al quale si sviluppa il tumore, che quindi nelle diverse fasi di quest'ultimo si modificherà, cambierà mentre lui si modifica, ne regola la sua crescita, volente o nolente, anche contro la sua volontà, ed è poi appunto anche divenuto adesso lui stesso un target terapeutico, cioè sono dei farmaci contro il microambiente, o comunque non tanto contro, ma quanto che cerca di riportarlo a quello che era il suo stato originario, quindi quando era ancora funzionale e in grado anche di tenere il tumore sotto controllo, addirittura sconfiggerlo. È composto Certo. quindi da diversi tipi cellulari, appunto questo forse è quello un po' più chiaro, quindi tante cellule diverse, ognuno col suo specifico compito, è quello che va a comporre poi il microambiente. Perfetto, grazie. Se ci sono altre domande, appunto, vedo che non state esitando, ma l'invito è sempre quello. E Sì. altrimenti andiamo, a capire appunto come lo studiate. Sì, però sono contenta di questa domanda perché ovviamente per noi sono concetti abbastanza noti, ma mi rendo conto che non sia invece per niente semplice. Poi me ne rendo conto invece poi anche io stessa nella vita di tutti i giorni in laboratorio, perché ovviamente il punto è come facciamo a studiare questo microambiente in laboratorio? Perché finché comunque si trattava di studiare la singola cellula tumorale, soprattutto nel mio caso, noi siamo, diciamo, fortunati. Perché studiando un tumore del sangue, il tumore del sangue si trova nel sangue, quindi è anche un sito accessibile molto semplice, perché basta comunque che i pazienti gentilmente sempre donano il loro sangue per la ricerca, quindi quando vengono a fare i controlli viene prelevato un po' di sangue extra che viene dato a noi ricercatori, isoliamo le cellule tumorali e le possiamo studiare. Benissimo, però cosa fai? Studi solo la cellula tumorale, ma non tutto l'ambiente circostante. E questo è veramente molto complesso. Quindi diciamo che noi in laboratorio ad oggi abbiamo diversi modi per fare ricerca, diversi modelli si chiamano. Quindi tu sei proprio qua fisicamente in laboratorio, devi studiare il tumore, studiare comunque le cellule, cosa fai? Quindi puoi usare delle linee cellulari, quindi sono delle cellule che crescono, sono immortalizzate proprio come il tumore, spesso vengono isolate dal tumore, quindi tu puoi crescere all'infinito in laboratorio e studiare, fare tantissime cose, quindi hanno un sacco di vantaggi, costano poco, sono, appunto, crescono tanto e sono anche facili da usare. Sono sistemi cellulari un po' più complessi, quindi che danno origine anche magari ai tessuti, ma sempre che crescono nel laboratorio, quindi anche questo è abbastanza semplice da usare e manipolare. E poi ci sono i famosi modelli animali che sono soprattutto di solito topini, che sono ovviamente fondamentali ancora in questa fase della ricerca, perché ti permettono quindi di andare a fare soprattutto gli studi di risposta ai farmaci, che sulle cellule dove il microambiente appunto non c'è, non lo puoi fare. La cosa interessante è che quando si arriva all'animale, quello che proprio c'è, che non c'era quello che vi ho detto adesso, è il microambiente, cioè l'animale è un sistema complesso come l'uomo, quindi non è più soltanto la cellulina, la cellula tumorale che ti cresce e che prendi, che studi, ma hai un sistema in cui ci sono altre cellule, i tessuti, il sangue e tutto il resto, quindi è ovvio. È evidente come questo sia ancora il modello più vicino possibile per studiare il microambiente. Siamo comunque però in un ambiente che non è quello umano,
L'ambiente ideale ovviamente è l'ambiente, beh, il microambiente umano. In questo caso, come dicevo, la fortuna è di avere i pazienti che donano magari il loro sangue, ma non è che c'è un paziente che ti dona un linfonodo o quant'altro. Quello che succede nei pazienti è che magari vengono fatte delle biopsie, il patologo che se può dà un pezzetto, magari lo dona alla ricerca, ovviamente sempre dopo aver avuto il consenso dei pazienti, però ovviamente questo serve anche per fare la diagnosi. Quindi avere un tessuto comunque da un paziente che ovviamente è il top da studiare in laboratorio perché c'è tutto il microambiente è una cosa molto molto difficile. E quindi quello che sta accadendo negli ultimi anni è proprio, ci siamo chiesti, insomma, abbiamo fatto un sacco di passi avanti, tantissimi, veramente la ricerca e la tecnologia soprattutto si è mossa negli ultimi 20 anni in una maniera esponenziale, però negli ultimi 10 anni in realtà i successi non sono mossi così velocemente come si aspettava. E quindi ci siamo iniziati a chiedere, ma non è che forse c'è qualcuno dei nostri modelli che studiamo in laboratorio che non va bene o che ha dei limiti, non solo in termini etici, in termini di costi, ma poi dei limiti effettivi. E i limiti sono che noi non stiamo ora riproducendo un microambiente umano in laboratorio. Un modo per, diciamo, cercare di farlo sono proprio questi modelli nuovi 3D che ora vi andrò a spiegare. Esatto, perché insomma molto bella anche questa panoramica delle varie possibilità di modelli che si hanno a disposizione con vantaggi e svantaggi e insomma questa puntualizzazione del fatto che siccome abbiamo scoperto negli ultimi anni che c'è questo microambiente ed ha un ruolo così fondamentale, ci serve lo strumento giusto per studiarlo, perché insomma poi per ogni tipo di problema ci vuole insomma, lo strumento capace di risolverlo e di analizzarlo al meglio. In questo caso il lavoro si concentra su questi modelli 3D. Che cosa sono esattamente? Sì, il modello 3D, quello in cui si differenziano principalmente è questo. Ok, quindi come dicevo, normalmente il laboratorio, voi immaginate, questa è una cellula, quindi molto molto semplificata, che cresce su una piastra in laboratorio. Quindi potete vedere come lei sta lì, è in quelle che si chiamano le due dimensioni. Però in vivo la cellula non sta in due dimensioni, ma sta in tre dimensioni, no? Nello spazio. E quello che infatti succede, quindi, nei modelli 3D, in questo caso applicati ai tumori, è che le cellule non sono più costrette a svilupparsi su una superficie piatta, come vedete a sinistra della slide, ma si possono estendere in tutte e tre le dimensioni, come fanno in natura. Quindi questo ci consente di studiare le interazioni tra le cellule malate, le cellule tumorali e il microambiente. In questo caso vedete una singola cellula, vedete un po' di matrice extracellulare che sono queste righette gialle, ma voi potete immaginare che intorno a questa cellula ce ne siano tante altre, che in questo caso in tre dimensioni possono interagire tra di loro lungo tutta la loro superficie. E questo è ancora più importante in un contesto farmacologico, perché se voi pensate di testare per esempio un farmaco, se noi abbiamo una cellula in due dimensioni su una piastra come vedete a sinistra, io in laboratorio sparo sopra comunque un farmaco che quindi arriverà dall'alto e il cade in testa, finito. Questo è ben diverso da quello che accade in natura. Mentre invece in tre dimensioni e magari sotto anche per esempio un flusso, il farmaco investe totalmente tutta la cellula, in tutte le sue dimensioni. E se magari ci sono anche altre cellule insieme che stai coltivando, insieme alla tua cellula tumorale, ricreando un microambiente, hai un contesto che è evidentemente molto più vicino a quella che è la realtà. Diciamo, ancora tutto in fase di avviamento, da dimostrare quanto sia diverso rispetto ai classici modelli, ma sicuramente i dati sono già molto promettenti in questo senso. Quindi l'obiettivo appunto è ricostruire un ambiente che sia più aderente a quello che succede nella realtà rispetto ai modelli cellulari classici. È un po' questo. Esattamente, quindi per esempio lo scopo, uno degli scopi che ho io, ma hanno tantissimi ricercatori in questo momento, soprattutto quelli che si occupano di studiare il microambiente, quasi tutti oramai quelli che fanno tumore, è quello di ricreare laboratori dei tessuti in cui possiamo andare a studiare la comunicazione tra le cellule, nel mio caso di leucemia linfatica cronica, e i microambienti. Quindi questo processo che vi dicevo, che secondo me è poco studiato all'inizio, dicevo come le cellule comunicano tra di loro, è proprio studiato secondo me proprio anche perché mancano i modelli per farlo. Un modello in cui poter andare a seguire un processo così rapido
Io che sto comunicando con voi è una cosa rapida e veloce. Noi qua magari potremmo registrare, voi lo potete andare a rivedere e sentire, ma io quindi ora registro veramente quello che sta accadendo nella mia cultura e quindi posso magari dopo andare a rivedermelo per capire che cosa è successo, oppure il più delle volte quando io vedo soltanto quello che è accaduto, ma non quello che sta accadendo. Quindi ci servono assolutamente dei modelli che ci permettono di fare questo, quindi che non ci permettono più soltanto di focalizzarci su una singola cellula, in questo caso una cellula tumorale, che va benissimo, l'abbiamo fatto per tanti anni, ci ha dato e ci darà ancora delle informazioni, ma è troppo limitante. Quindi quello che noi adesso dobbiamo fare è andare a ragionare che cosa fa questa cellula nei tessuti, insieme quindi a tutto il microambiente, cioè tutte le altre cellule che gli stanno intorno quando questa cellula si trova all'interno del corpo umano. E come si fa a fare questa cosa? Allora, questo si può fare in tanti modi, ci sono tantissimi modelli 3D che stanno, molti sono già, diciamo, di vecchia data e stanno venendo rispolverati e studiati. E noi, per esempio, in laboratorio lo facciamo anche noi in due o tre modi diversi, ma in particolare voglio raccontare questo perché quello c'è, forse un po' più interessante, che è proprio la stampa 3D. Cioè, quello che noi facciamo è stampare in 3D le cellule per creare dei modelli tridimensionali da andare poi a studiare. Quindi voglio solo spiegarvi velocemente come funziona, perché poi parlare di stampa 3D uno non sa bene immaginarsi che cosa stiamo facendo. Quindi quello che noi prendiamo è prendere delle cellule di leucemia, quindi dal paziente, delle cellule del microambiente che ci interessano, quindi come dicevamo prima, cellule endoteliali, quelle che fanno i vasi, i fibroblasti che danno la struttura, magari altre cellule del sistema immunitario che sappiamo che contribuiscono allo sviluppo del tumore, mischiamo tutto insieme dentro a questa che poi diventa una vera e propria cartuccia, cioè come la cartuccia della stampante classica, no? Dove dentro c'è l'inchiostro. In questo caso il nostro inchiostro è un materiale smart chiamato bioink, smart perché è intelligente, perché ovviamente è un materiale che permetta alle cellule di crescere e di stare bene, non è che può essere una plastica o un inchiostro, deve essere un materiale ben pensato, intelligente, a cui noi mischiamo le nostre cellule. Quindi alla fine noi avremo una cartuccia fisica, che è questa che vedete, in cui c'è mischiato un gel, un materiale smart e le cellule. Poi definiamo una geometria, quindi qua noi prendiamo un software CAD, che può essere utilizzato per creare qualsiasi oggetto tridimensionale e decidiamo, noi qua abbiamo deciso di stampare delle ciambelline, però spesso stampiamo anche delle grigliette, come vedrete, o altre cose. Voi potete stampare qualsiasi forma, che ovviamente poi la forma scelta di solito è lo scegli in base a, o all'organo che vuoi riprodurre o a come ti sta comodo poi per fare le tue analisi successive. Scegli questo e poi ti approccia alla tua stampante. Questa è la stampante che ho io, una delle due, che ha quindi, come vedete, tre testine, quindi a può alloggiare tre cartucce diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che in ognuna di queste cartucce io potrei stampare tipi cellulari diversi, per esempio, materiali diversi, quindi posso o mischiare le cellule tutte insieme in un'unica cartuccia, oppure posso stampare le cellule singolarmente, mettendone ognuna per ogni cartuccia, e poi fare stampare un qualcosa dove posso decidere io dove metterle. Per esempio, posso dire la cartuccia 1 metto le cellule tumorali, la cartuccia 2 metto i fibroblasti e decido che i fibroblasti li stampo tutti intorno, mentre invece le cellule tumorali tutti nel mezzo. Ecco, posso fare questo tipo di ragionamenti. Poi la stampante ti permette anche di lavorare in sterilità perché chiuse le cellule poi restano sterili. Cioè, sterili cosa vuol dire? Che non ci può crescere dentro niente di esterno, se no quando poi dopo le tieni in coltura, dopo poco ti trovi batteri, muffe, robe varie che non vuoi ovviamente in laboratorio. A questo punto, questo è come la nostra stampante stampa, in questo caso sta stampando un quadratino che ha appunto anche un infill, noi chiamiamo un riempimento, quindi possiamo decidere quanto pieno o quanto meno pieno, e il risultato finale in questo caso è questo, quindi uno scaffold, noi lo chiamiamo, quindi una struttura in cui le cellule quindi cresceranno in tre dimensioni. Queste poi le metteremo in un incubatore, noi in laboratorio abbiamo dei piastri che alloggiano i nostri sistemi, in questo caso stampati, e poi li mettiamo in un incubatore dove loro hanno la loro temperatura giusta e tutto il resto, in modo che possano crescere indisturbati per il tempo necessario. Questo
Questi siamo a noi, questa è una parte del mio team, adesso siamo cresciuti, però qua mi ricordo che ci avevano regalato queste magliette quando ci hanno venduto la stampante, Keep Calm, BioPrint, perché in effetti all'inizio è stata, diciamo, non una passeggiata, però insomma ora iniziamo ad avere risultati molto molto interessanti e penso che la stampa 3D sia veramente il futuro per tante cose. Immagino, e a questo proposito Annalisa ci chiede se puoi rispiegare proprio come si stampa. Allora, le stampanti 3D in realtà ormai, come dire, sono diffuse anche in altri ambienti, no? Anzi, nascono in altri ambienti, ci sono una serie di prodotti anche che vengono realizzati, ci sono tanti laboratori, anche laboratori, diciamo, in un certo senso amatoriali, i famosi Fab Lab o cose del tipo, no? Che producono oggetti con la stampante 3D. Quindi, appunto, in quel caso magari si utilizzano materiali plastici che appunto vengono stampati in varie forme, che vengono definite, come dicevi, con questi programmi. Addirittura ho letto da qualche parte che non mi ricordo dove hanno stampato un ponte, cioè proprio un ponte con una stampante 3D, ovviamente con vari pezzettini, immagino che sono Stampano stati assemblati, però insomma, case, perché no, no, una ma cosa molto. stampano case, stampano delle case, stampano proprio delle case con Ecco, delle stampanti giganti, stampano delle sì, e forse c'è anche un progetto, adesso mi viene in mente, di un razzo, stanno cercando di stampare un razzo insomma, negli Stati Uniti in 3D. Voi invece stampate, come dire, le cellule e il loro microambiente, cioè questa struttura, questo microambiente composto da vari tipi di cellule con le cellule tumorali. Allora ripercorriamo esattamente che cosa succede. Sì, esatto, quindi questa è una differenza sostanziale che in realtà si poteva fare volendo un seminario solo su quella addirittura, però la differenza sostanziale è tra la stampa 3D e la biostampa 3D. Quindi un conto è quello che dicevi tu, le case, anche noi abbiamo una stampa 3D dove stampiamo per esempio dei bioreattori, quindi oggetti di plastica, anche quello veramente è super interessante, però qua invece facciamo biostampa. La differenza in questo caso è proprio quello che c'è nella cartuccia. Cioè, nel caso della stampa 3D è plastica o comunque dei materiali che poi vanno a comporre qualcosa che ovviamente non è vitale, mentre invece noi mischiamo le cellule con dei materiali che supportano la vitalità delle cellule, che di solito sono degli idrogeli, quindi dei materiali gelatinosi composti per lo più di acqua e altre sostanze che adesso comunque non posso entrare nei dettagli, però quello che facciamo quindi è mischiare fisicamente le cellule con questo materiale. Quindi da un lato avrai Cristina, questo scusami, ti idrogel. interrompo. Cristina, scusami, ti Sì. interrompo un secondo perché ti vediamo un pochino pixelata e un pochino a scatti. Se puoi Ah. escludere un attimo il video intanto che fai questa spiegazione, così magari. Sì. Grazie. Ok. Lo escludo Meglio anch'io. adesso? Ok. Sì, vai. Poi Quindi dicevo, torniamo alla ok, fine quindi di questa dicevo. presentazione. Ok, benissimo. Quindi dicevo, le cellule, in questo caso appunto le leucemiche più quelle del microambiente, le mischiamo con questo materiale che di solito è un gel, si chiamano appunto idrogeli, e che supportano poi la vitalità delle cellule. Poi definiamo la geometria che vogliamo stampare, e questo si fa al computer, quindi tu da un lato in laboratorio mischi le cellule che hai coltivato, hai cresciuto in modo da averne un numero sufficiente, hai insieme al gel, le mischi assieme e nel frattempo, prima di solito, al computer ti sei fatto il tuo progettino in 3D decidendo che cosa vuoi stampare, quindi la forma di quello che vuoi stampare di fatto. E poi ti approcci alla tua stampante, quindi la stampante è in grado di leggere la struttura che tu vuoi, quindi davanti c'è una sorta di computerino dove tu li selezioni, li inserisci con una chiavetta USB il tuo progetto, quindi la forma che vuoi, lui la legge, tu la selezioni insieme a altri parametri, la velocità, la pressione, eccetera, monti fisicamente la cartuccia o le cartucce, come potete vedere qua avete tre posti, le potete stampare insieme tre cose contemporaneamente, monti il tutto, quindi a quel punto tu hai la cartuccia montata, la stampante con dentro la tua geometria e procedi. Scusate.
con la stampa, che forse adesso viene a condizione bassa, ma mi sta piacendo. Infatti, non mi piace. Non c'è problema, credo che il meccanismo sia chiaro. Ok, Quindi nel frattempo si è chiusa stampa la in questo caso, presentazione. certo, intanto avevi mostrato con questo piccolo video come si stampa, cioè che stampavate un quadratino, la forma di un quadratino, e Maria Rosaria ci chiede anche cosa si fa poi con questo quadratino, come lo studiate poi, cosa ci fate una volta che lo avete stampato. Esatto. Allora, questo quadratino Ecco, lo adesso. mettiamo poi all'interno dell'incubatore, poi questo quadratino può essere anche altre cose, alloggiato dentro a una piastra, quindi a un contenitore, e insieme a noi lo chiamiamo medium, che è un liquido ricco di nutrienti, quindi tutti i fattori che alle cellule servono per crescere, e lasciamo che le cellule all'interno si organizzino. Quindi soprattutto se tu hai cellule tumorali e microambiente, lasci che crescano insieme e inizino a comunicare tra di loro. Quindi loro comunicano e noi quello che dopo facciamo è proprio andare a capire come stanno comunicando, cioè che cosa si stanno dicendo, cosa sta dicendo la cellula tumorale, il microambiente e viceversa. E quello che facciamo anche, per esempio, è testare dei farmaci in queste condizioni. Quindi lo stesso farmaco che normalmente abbiamo studiato in due dimensioni, andiamo a studiarlo in tre per vedere quello che poi accade, insomma, e per vedere soprattutto, per esempio, se ci sono delle differenze in qualche modo, in Certo, questo senso. ci chiedono anche di ricordare cosa sono gli idrogeli, credo, idrogeli con la L, giusto? Sì, sono hydrogel e quindi sono, scusate, sono hydrogel, sono dei materiali smart, che sono quindi dei gel, poi di fatto che sono composti di solito al 95% di acqua e il resto però fatto di cose molto importanti che danno la struttura poi al gel, per esempio come nanocellulosa o altri tipi di materiali che vengono addizionati in modo che tu dopo possa solidificare questo gel. Cioè il gel, prima di essere stampato insieme alle cellule, è molto liquido, cioè non è solido, diciamo, è viscoso ma tendenzialmente liquido. Quello che fai dopo aver stampato per avere questo triangolino così solido, lo cross-linki, diciamo noi. Quindi cosa vuol dire cross-linkare? Vuol dire solidificare, che in base a come l'idrogel è fatto, lo puoi solidificare o aggiungendo delle goccioline di calcio cloruro nel nostro caso, che quindi crea una reazione chimica per cui lui diventa solido, oppure anche con dei raggi ultravioletti. Qua dipende veramente molto dal materiale, ci sono tantissimi materiali oggi, però diciamo che tutti alla base il processo è questo: prima sono più liquidi in modo che tu possa mescolarli insieme alle cellule e successivamente li solidifichi, perché se no non potresti tenerli in coltura, avresti un blob non ben definito che non potresti ovviamente andare a studiare. Certo. Allora, per chiudere, abbiamo detto che appunto questi strumenti servono anche per testare eventualmente l'effetto di nuovi farmaci. Abbiamo già anticipato il fatto che cioè, che ci siano delle terapie che cominciano a lavorare anche sul microambiente. Quindi, per chiudere, insomma, come ultima cosa, volevo chiederti se ci racconti un pochino di queste terapie. Assolutamente, questo è quello che accennavamo infatti anche prima, del ruolo fondamentale del microambiente anche dal punto di vista delle terapie, perché quello che dicevamo appunto che fino alla classica chemioterapia quello che fa è tumoricida, quindi si focalizza principalmente sul tumore più che su tutto il resto. E mentre invece quello che abbiamo capito, adesso penso che a questo punto forse sia chiaro magari anche ai ragazzi, spero, è che concentrarsi soltanto sulla singola cellula e quindi a ridurre soltanto il tumore non è sufficiente. Ed è il motivo per cui tanti tumori magari sono trattabili, per un po' vengono quindi anche curati, alcuni definitivamente, ma la maggior parte magari non del tutto, proprio perché ci siamo focalizzati sempre solo sulla cellula tumorale. Questo oggi è evidentemente cambiato grazie proprio allo studio del microambiente e alla comprensione del ruolo del microambiente.
Scusate, mi si è richiusa la presentazione, purtroppo mi sembra che la connessione ci stiamo un po' abbandonando. E Per quello che fortuna abbiamo capito in sull'ultima buona slide. parte. Esatto, sulle ultime due forse non gli è piaciuto il filmino della stampa, troppo per lui. Comunque, appunto, il discorso che è importante focalizzarsi quindi anche su questo, quindi le nuove drug, soprattutto l'immunoterapia, hanno un effetto immunomodulatorio, cioè migliorano il funzionamento del sistema immunitario che dovrebbe quindi contribuire all'eliminazione del tumore. Quindi, importantissimo questo concetto. Le nuove terapie non solo sono mirate, quindi sempre più specifiche vuol dire che tendono a eliminare soltanto la cellula tumorale e non anche le cellule sane. E questo è stato possibile grazie a uno studio sia delle cellule sane che delle cellule tumorali, quindi andare a trovare le differenze e avere terapie mirate che abbiano sempre meno effetti collaterali per i pazienti. E poi ripristinare, non solo eliminare il tumore, ma ripristinare il microambiente originario o comunque un microambiente sano che ti possa aiutare non solo a sconfiggerlo, ma a tenere sotto controllo anche eventualmente la nuova insorgenza del tumore nel caso in cui ci fosse qualche cellulina che è scappata alla terapia o all'intervento, quello che ha. Grazie, grazie mille Cristina per questa presentazione. Per chiudere c'è una domanda perché queste classi non si accontentano di tutta questa complessità, sono molto, molto avanti e fanno una domanda su questo. Allora, intanto è la classe terza C del liceo scientifico Ruffini di Viterbo e chiede, allora, il modo di vita, i comportamenti alimentari. Ne abbiamo parlato, no? Hanno un effetto sul microambiente, però dicono hanno anche un risvolto sull'epigenetica. Questo può avere a che fare con il tumore. Allora, magari ricordiamo un attimo anche che cos'è l'epigenetica e se attraverso l'epigenetica, appunto, le abitudini di vita possono avere un effetto sul tumore, anche attraverso questo meccanismo. Assolutamente sì, l'epigenetica, anche questo è un field molto molto interessante, quindi diciamo che noi nasciamo con un corredo genetico che è quello e che non si può modificare. Quindi quando noi parliamo soprattutto delle modificazioni che avvengono successivamente, spesso sono proprio a livello anche soprattutto epigenetico, quindi a questo livello sono delle modificazioni successive che avvengono a carico del nostro patrimonio genetico, quindi DNA, che possono sono reversibili. Quindi possono sia avvenire successivamente che possono anche essere tolte o rimesse in base agli stimoli che vengono dall'esterno. Quindi assolutamente sì, a livello epigenetico tutto questo può avere un effetto importantissimo. E l'epigenetica è il motivo per cui comunque siamo soltanto all'inizio di questi studi, proprio perché è molto transitoria e veloce. È come il discorso che vi facevo sulla comunicazione delle cellule. Più un meccanismo è rapido, cioè il DNA, la cellula nasce così, quello è il suo DNA tendenzialmente quando nasce e quando muore, no? Poi vai, può mutare per certi stati, per certe, però comunque tendenzialmente tu lo puoi studiare in maniera abbastanza semplice. Invece un meccanismo che magari ti cambia nell'arco di uno spazio di poco tempo, cioè una cellula è capace che cambia dal punto di vista epigenetico, passando magari da un tessuto a un altro quando si muove. All'interno dello stesso corpo. Quindi come fai tu a studiare in laboratorio questo processo? Molto molto difficile, molto molto dinamico. Quindi sicuramente sì, l'epigenetica ha un ruolo fondamentale nei tumori, si sta studiando tanto e è alla base di quello che è il meccanismo con cui il microambiente si modifica con i nostri comportamenti. Sono quei meccanismi che, per esempio, correggimi Cristina se sbaglio, portano il DNA, sapete, nella cellula è molto compatto, no? Molto, cioè, se noi srotolassimo una molecola di DNA sarebbe lunga 2 metri, però sta in un nucleo piccolissimo, quindi ci deve stare tutto raggomitolato in qualche modo. E il grado con cui è raggomitolato rende più o meno facile l'accesso alle strutture cellulari che poi permettono l'espressione del gene, diciamo, no? Quindi, le modifiche epigenetiche sono, per esempio, quelle che modulano questo livello di compattezza, dico bene, e quindi appunto sono Esatto. transitorie per questo, perché magari in questo momento il gene serve acceso, allora allargo un pochino la struttura permettendo che possa essere espresso, poi serve spento, allora devo richiuderla e agendo su questi meccanismi do il via a una serie di variazioni sul modo in cui i geni sono accesi o spenti, sostanzialmente. Assolutamente.
Perché se è più aperto, per esempio, ci saranno più geni accessibili che quindi potrebbero essere espressi, quindi la cellula potrebbe esprimere 10 proteine che normalmente magari non esprimerebbe se così non fosse. E l'accessibilità, quindi l'apertura, la chiusura, in questo senso, del DNA è regolato ovviamente finemente dall'espressione di altri geni a loro volta che sono influenzati proprio dal microambiente. Grazie, grazie davvero Cristina, grazie a voi che ci avete seguito con questa attenzione e con questa partecipazione, grazie davvero. E questo è stato l'ultimo webinar, diciamo, della stagione prenatalizia, quindi ci ritroveremo con i prossimi webinar di Fondazione AIRC per la scuola dopo le feste, quindi a gennaio. E insomma, non mi resta che augurarvi buone feste. Siamo in anticipo, ma appunto è l'ultima occasione che abbiamo attraverso i webinar di incontrarci. E vi ricordo, se potete rimanere un secondo per compilare il questionario di gradimento, vi ricordo che potete poi trovare la registrazione di questo come degli altri webinar sul sito webinarscuola.aerc.it e sui canali YouTube di Fondazione AIRC. Sul sito trovate anche una scheda di glossario in cui ricapitoliamo alcune delle parole chiave che abbiamo pronunciato durante questa chiacchierata con Cristina Scelzo. E grazie ancora e alla prossima, al prossimo webinar. Grazie. Grazie, grazie a tutti.